Buongiorno a tutti noi amici appassionati dei mezzi d'epoca. Oggi vi porto questo 682N2 prima serie, evoluzione del 682N a 125, perché ha ricevuto subito questo aggiornamento alla versione N2, che si distingue dalle altre versioni per questa particolarità. La prima serie si distingue dalla particolarità del filtro dell'aria dietro cabina e l'aspirazione qui sulla cabina. Un N2 seconda serie, queste liste le ha chiuse, non retate, chiuse, però c'è ancora la borchia del ferro in rilievo, in basso rilievo. Invece l'N3 è liscio, è un metodo per capire. Qua è anche particolare che ha il vetro alla brandina, con questa cisterna per combustibili. Vediamo che è ancora ben conservato, non ha marciume, solo ruggini, ma non ha marciume profondo, solo ruggini superficiali. Ed è qui in attesa di restauro da abbastanza tempo. Vedete qui come sarebbe un N2 seconda serie, sarebbe così anche dall'altro lato. Un N3 qua sarebbe piatto. Particolare della luce alla conchiglia qui, in questo posto, particolare. Vetro a finestrino a scorrimento, come dall'altro lato. Invece in seconda serie non aveva più finestrino con scorrimento, ma forse aveva anche le maniglie contro... No, non aveva nemmeno più le maniglie contro vento e non aveva più finestrino a scorrimento. Sono un po' confuso. Comunque, meccanica affidabilissima, la migliore meccanica, la più apprezzata del mercato africano. Cambio molto, molto, molto... Abbastanza, non molto, abbastanza difficile, perché comunque penso che sia comprensibile, specialmente quando uno ha orecchio. È particolare perché ha due leve del cambio. Si vedono a volte dei video di gente che li usa. Due leve del cambio, di cui una per le mezze marce e una che se le fa, seleziona tutte le quattro marce che si hanno, quattro più le ridotte fa otto marce, più retromarce. Particolare, bello, sarà sicuramente meglio una volta restaurato. È qui che attende il restauro, testimonia la storia di un passato che affascina, che mi affascina. Io con questa testimonianza di storia vi saluto, vi invito a iscrivervi, a commentare le vostre storie, commentare quello che ne pensate di questi mezzi. Vi mando un abbraccio da parte mia, Giuzzo 682.